Vega. Yeah. Mauro, dammi una stella. È il ritorno del guaglione sulla traccia, il tipico stile del mistico cico sul ritmico buccia, con il suono che ti dice dove sta il posto giusto. Mordi come un chewing gum, questo è il pop giusto. Dimmi se ti piace ne ho via più. Neffe messaggeri, questo è il nome della crew. Porto dopo se è la dopa che vuoi, allora è dopa che avrai. Tu puoi sentire le energie già sai. Sniff neff, un suddito devoto della musica che illumina. Muoviti sul ritmo cica, va da sé, vibra che ti brucia nelle vene quando sale, entra nel tuo stereo ed è infiammabile, come questo groove che mi accende, parto con la rima e faccio un giro sulle onde, e la saga di un guaglione continua, apro break, che dopo funky groove in mia. Ciao, 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 e sono le coppe fino a Benevento. Break, kick it up come Kerry D. Funky groove, la ricetta di un b-boy, bella lì. Fatti un giro con la musica di Snef. Chico, senti a me, non accontentarti di un facsimile. Tra il bene e il male, sempre in viaggio e come vivo. Fondo gli elementi dentro un mix creativo. Tipo spumante brut che ti rompe il flute. Puoi gustarti queste rime che un guaglione caccia sopra il loop. In tre parole faccio stare bene. Se il tuo corpo sa trattare un beat come si conviene, vedi che sereno è, come dice Drupi. Balla con Snef come Kevin con i lupi. Uso come complici basso e batteria. La mia artiglieria mira le trincee dell'apatia. E mo se vuoi sentire il rap Mr. DJ, metti messaggeri della dopa freestyle. Apro break, kick it up, funky groove in linea. Apro break, kick it up, funky groove in linea. Dancing Day time, time, time. Apro break, kick it up, funky groove in linea. È solo hip hop e piglia bene un tot. Gli inizi del rap italiano, quello firmato da Neffa e i messaggeri della dopa, era in linea sì, dal passato di Radio Vega, da primo appuntamento di oggi martedì 21 di novembre col DDT. Buongiorno. Entra con Mauro, vai, parte la danza elettricità. Entra e sulle mani fino a domani. E ci siamo fino alle 15.30, l'appuntamento con il pomeriggio radioattivo in diretta qui sugli 88.500 di Radio Vega, 88.300 per la zona di Acqui. Buongiorno a tutti, sono Mauro e sono contraddistinto da una faccia un po' così. Ma lo sai che c'è la faccia da pena? Lo so, lo so. Prevede catastrofi violente. Anche oggi musica, notizie, curiosità, cucina, dementi del giorno, effetti speciali, pelle d'oca, tutto ciò che... Ma di solito si ascolta nell'arco del pomeriggio relativo. In queste due ore e mezza a mia disposizione, ma anche a vostra disposizione. Fra poco ti do anche il numero per metterti in contatto con me. Intanto ti parto con le Nervo. Ma sì, dai, partiamo belli carichi. Si intitola Loco, il loro nuovo singolo. Tanti saluti a Mauro Vai. Buongiorno. Pina, buonasera, qui alla discoteca. Ti voglio il ricordo. Chi è l'uomo? Ciao Mavigio, qui è Mauro Vai. Mauro Vai, hai edite. Ma che bella roba. Potete crederci? Oh, sono ancora in stato di shock. Ma non ci sai fare con le ragazze? Come? Come?
Com'è umano lei? Dancing Day Time, Time, Time. Suona Mauro Vai. Loco Loco è il toro loco? No, questo è soltanto Loco e basta. Nervo insieme a Danny Avila nel DDT, nel tuo, tuo, only, only, only you. Lo faccio ma lo sono anche. Lo faccio ma lo sono anche. Che cosa? Il demente? No, lo stonato, dai. Ti do il numero per metterti in contatto con noi perché vogliamo sapere tutto di te. Cosa stai fando? Cosa stai fando? No, non si dice fando, sì? 349-005-3965, puoi scrivercelo via SMS o via WhatsApp, puoi mandarci un vocale, un'immagine, un video, tutto ciò che vuoi. Ormai siamo nel 2017, mamma, già 2017, ricordate quando doveva arrivare il 2000? Che avevamo ancora i computer lenti, guardavamo Video Music, c'era ancora Video Music, c'era ancora MTV che mandava i video delle canzoni, perché adesso ormai MTV è diventato l'otto. O il 9, 8 o il 9, allora 9, l'8, ma non ricordo, uno è diventato DJ che poi è diventato l'8 o il 9, vabbè, c'era ancora, ma ci sono ancora, ma devi andare a scartabellare oltre il 500, troppi, io mi fermo al 9 e poi torno indietro. Abbiamo anche un gruppo su Facebook, nel 2000 non c'era Facebook, ci rendiamo conto che abbiamo vissuto 2000 anni senza Facebook e si stava bene. Abbiamo il gruppo Facebook del DDT dove anche tu puoi essere partecipe, dove ci sono contenuti interattivi, dove tipo metterò la ricettina. Bravo Mimmo, bravo Mimmo che diventa tecnologico e dice, ci scrive al 349-005-3965, prima volta che ascolto dall'app del cellulare. E poi mi dice, ma questa non me la ricordo, sai, ogni volta che ti ascolto mi viene in mente la storia della stalker che ha fuso il traslatore telefonico. Cos'era successo? Non me lo ricordo, Mimmo.
io e te ne abbiamo passate qualcuna e questa mi sfugge, se vuoi ricordarmi più o meno la storia. Io quando penso a te invece penso al caffè dello studente. Caffè, sapete cos'è il caffè dello studente? Guarda, brevemente, in periodo di esami, quando devi stare sveglio perché non hai studiato niente tutto l'anno e ti devi fare magari la nottata a studiare tutta la notte, prendi la tua bella moka e ti fai il primo caffè, no? Una volta uscito il caffè, rifai il caffè usando invece dell'acqua il caffè che hai appena fatto, e questa cosa lo fai magari 2 o 3 volte, quindi fai usi sempre del caffè, quindi una droga potentissima che ti terrà sveglio per 8 giorni. Questo è il caffè dello studente e poi te lo bevi. Tutta devi bere. Non me la ricordo sta storia dello stalker che ha fuso il trasatore telefonico, magari ricordamelo, apriamo qualche cassetto. Ora faccio una pausa, ma dopo torniamo perché c'è una canzone nuova tutta per te. Forza, andiamo, torniamo in studio, andiamo in pubblicità. Come hai detto? Fiato alle trombe! Beh. Radio Vega. Vecchio oro rotto ti ha stufato? Non sai che fartene dei tanti servizi d'argento chiusi in un cassetto del salotto? Portali da Momenti Preziosi. Questo è il momento degli affari. Momenti Preziosi a Nizza, Monferrato e Tortona. Acquista oro e argento pagandoli in contanti alla massima valutazione e senza impegno. Da Momenti Preziosi, inoltre, vasta scelta di gioielli d'occasione completamente ricondizionati e riparazioni dei tuoi gioielli. Momenti Preziosi, in via Roma 76, Nizza, Monferrato, e in corso Alessandria 88 a Tortona. Telefono 333 9906 404. Birrificio Sagrin, Calamandrana, Samos con mosto di moscato, Libertin, la birra in stile IPA forte e luppolata, Di Malefica, la doppio malto stile belga strutturata e beverina, tutte disponibili anche in originali confezioni come il Magnum da 1,5 litri. Birrificio Sagrin, via Valle 16, Calamandrana. Cerca su Facebook Sagrin. Info 346 84 67 628. Ristorante Il Cavalluccio, aperto a cena e la domenica anche a pranzo. www.ilcavalluccio.com, Piazza Valpormida 3 a Terzo. Prova le eccezionali portate di crudite di pesce, tutto il sapore del mare in un ambiente elegante dall'atmosfera familiare. Affari autentici e irripetibili ti aspettano da Oscar Accanelli. Ultimo atto. Oscar Abbigliamento vende tutto con sconti reali dal 20 al 70% fino a esaurimento merce. Se vuoi acquistare grandi capi di abbigliamento a prezzi incredibili, corri da Oscar. Un esempio, abiti uomo da €49,90. Oscar Abbigliamento, in Viale Risorgimento 131 a Canelli. Vendita totale con sconti dal 20 al 70%. Ultimo atto. Ho scelto la banca che dà sicurezza e forza ai miei investimenti. Se no, a cosa mi serve una banca? Ho scelto Banca di Asti, perché è una realtà solida, una realtà che vale. Scegli una realtà che vale. Scegli Banca di Asti. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione richiedere la documentazione informativa disponibile presso le filiali della banca e su bancadiasti.it. Internet! Sarebbe un sogno poter navigare fino a 100 mega! Ehi, non serve sognare, è già disponibile, e subito. Con Noixa puoi avere connessioni via satellite per privati e ad altissima velocità con banda garantita per le piccole e grandi aziende. I prezzi? Paragonabili a quelli delle migliori linee via cavo. Noixa, soluzioni internet per aziende e privati. Per info chiamalo 02 450 76 450. Noixa, proprio la connessione che sognavo! 02 450 76 450. Ad Asti, nel Monferrato, in Piemonte e nel mondo, torna il rito della bagna cauda. 150 locali, dagli stellati alle osterie, con la bagna cauda e le sue verdure a €25. Dal 24 al 26 novembre ritorna il Bagna Cauda Day. Prenota la tua partecipazione sul sito bagnacaudaday.it oppure chiama il 324 56 54 070. Venerdì e sabato, non perdere il Barbera Kiss, il grande bacio di mezzanotte in piazza San Secondo ad Asti. Solo per chi non ha la puzza sotto al naso. Hai un'azienda o un negozio? Hai già pensato agli omaggi natalizi per i tuoi clienti più fedeli? Da APL Promozione, vasto assortimento di penne, portachiavi, calendari, agende e una valanga di altre idee regalo personalizzabili con la tua pubblicità a prezzi imbattibili. Un gadget personalizzato fidelizza i tuoi clienti e regala risonanza e visibilità alla tua attività. PL Promozione, via Gioberti 38, Nizza Monferrato. Chiamalo 0141 72 14 4.
49. Per la tua pubblicità su Radio Vega 348 38 11 321 o 347 46 200 49. E-mail marketing@radiovega.it. Muoversi in Piemonte. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità. È riaperto il traforo del Fréjus, precedentemente chiuso per uno sciopero del settore autotrasporti in territorio francese. Tuttavia persistono le code lungo la A32 Torino-Bardonecchia tra Ulx e Bardonecchia verso il traforo. Vi anticipiamo quindi che questa notte, per lavori, lungo la A4 Torino-Milano sarà chiuso lo svincolo in uscita di Volpiano Sud in orario 22:06. Vi ricordiamo che per l'elevato inquinamento atmosferico nel capoluogo piemontese i veicoli diesel di classe inferiore o pari all'Euro 4 non possono circolare fino alle 19. Anche i mezzi commerciali ad alimentazione diesel di classe pari o inferiore all'Euro 4 non possono circolare in orario 8:30 a 14 e dalle 16 alle 19. Tali limitazioni saranno in vigore fino al miglioramento della qualità dell'aria. Per rimanere aggiornati visitate il sito di ARPA Piemonte. Questo appuntamento termina qui. Gli aggiornamenti continuano sul nostro sito muoversiinpiemonte.it. A più tardi, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Chi è l'uomo? Nino Grigio. Mauro Vrai. Giove Nero. Mega. 1, 2, 3, 4. Poso cazzi tua. Armando, vai col canto. Betovoli, canto quinto, interno 7, senza portiere. Ah, ma da dove sono caschette, porca putte? Ma so cazzi tua. Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Ciao. 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just being you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Capelli biondi, metà capelli neri, una voce fantastica, quella di Sia. Zion si titola Dusk Till Down nel Dodotò. Fra poco abbiamo il demente del giorno, ma adesso abbiamo anche due eroi, due ragazzi che hanno trovato l'altro giorno in provincia di Treviso un portafoglio con all'interno 20.000 euro, non tutti in contanti, allora 18.000 in assegni, ma 2.000 euro in contanti. E i due ragazzi cosa hanno fatto? Sono fatti serata? No, hanno ricercato tramite i documenti il proprietario del portafoglio e hanno riconsegnato. Cioè, ti trovi a 17-18 anni 2.000 euro in contanti in tasca,
scatta una chat comune su WhatsApp: ragazzi, stasera offriamo noi, si fa festa. Invece no, loro hanno riconsegnato il tutto e si sono guadagnati, oltre una lauta ricompensa da parte dello smarriente, anche un posto in TV, perché sono stati invitati da Magalli in TV proprio per il bel gesto che hanno fatto. Vedi che un po' di onestà esiste ancora? Voi cosa avreste fatto? Vediamo, gli assegni li avrei ridati. E i 2000 magari, eh? Like a tidal wave in a hurricane, wind and the waves breaking over me. I never thought someone could make me feel this way, but here I am locked up, never been so free. Dancing Day Time. E tu dove vai a ballare? Suona Mauro Vai. Perché non mi mettete mai Madonnina dei Riccioli d'Oro? So, visca salice! Changed in an instant right when I felt the touch. I swear I saw the heavens open up in the face of love. Like a cedar tree in a forest fire, the heat of the flames burning over me. I can't move my feet, about to bend or break. The ground is shaking, I'm standing on an earthquake. Going under, Madrin nel 2-2-2, nel tuo pomeriggio radioattivo. Adesso spazio a lui, il nostro demente del giorno, un tedesco che ha fatto muovere le squadre di emergenza che sono intervenute ad un cinema per farlo evacuare dopo che questo ragazzo, insomma, voleva farsi una birra, però non aveva il cavatappi con sé e quindi ha provato ad aprire il tappo mentre il film stava andando con la bomboletta di uno spray urticante, ma l'esperimento non è andato a buon fine. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha spiegato che quest'uomo di 29 anni stava appunto guardando il film nel cinema e ha tentato di utilizzare questa bomboletta spray urticante come cavatappi per aprire la bottiglia durante il film. Il tappo della bottiglia però ha causato un foro nella lattina di spray che ha così svuotato il suo contenuto nella sala. Il cinema è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno deciso che la struttura doveva rimanere chiusa per tutta la notte. Fortunatamente nessun ferito grave è stato segnalato in conseguenza dell'incidente. È stato bello il messaggio che poi hanno messo su internet: per favore non aprite le bottiglie di birra con le cartucce spray urticante, ha scritto il dipartimento dei vigili del fuoco. Non usate nemmeno pistole, granate, baionette, bombe o tirapugni. E l'hanno scritto veramente. Demente del giorno trovato. Mauro Vai. Suona Mauro Vai. Ciao. Questa notte è stata scritta per noi. Senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane. Voglia così, la mia così. Dancing Day Time. E tu dove vai a ballare? No, Mauro, no! Mauro, fermo lì, ti blocco subito!
1-2-3-3-1-1-2-3, pronto, prova. In diretta dalle Alpi al Mediterraneo e dal Mediterraneo a Canelli. Perché non mi mettete mai Madonnina dei Riccioli d'Oro? Pra mim. Não vem sozinha, o som tá bom. O som lá, eu toco pra você, vem cá pra mim. 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 Dancing Daytime. In cá pra mim. C'è Fogo Germani insieme a Giulimar Santos nel DDT, nel tuo pomeriggio radioattivo. Un po' di lango? Un po' di rino? Ma fra poco ci penso io, perché siamo l'unico programma che ti sfama, che viene incontro ai tuoi bisogni fisici, cercando di farti venire le parentesi fuori, ma dandoti anche da mangiare, che poi la sostanza è la cosa più importante. Prima però ti metto il nuovo di Jennifer Lopez insieme a Wisin, quello che aveva fatto con Enrico Iglesias, Bailamos. Amor, amor, amor. Tre volte amore. Amore al cubo. Non sarebbe tante volte, sarebbe 27 volte. Nuovo di Jennifer Lopez. Cuerpos entregados, un par de enamorados, flechados, cansados. Ciao. Sudor desenfrenado, cuerpo tuyo, nos soltamos sin piedad. Que no aguantamos. No estamos. Dancing Daytime, time. Amor, 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 vuelvo a la vida, siento que vuelo, solo hacemos el amor. Amor, 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 vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo. Oh, I don't want. La, 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 el sudor es tu piel, pa' que me vuelves loco, tus besos saben a piel. Otra vez, cuando se pone el baby doll, arrasa. Una copa de vino y tumba la casa. No sé qué me pasa, pero cuando me abraza, con su fuego me traspasa. Y en el medio de la cama se entrega. Siempre para adelante, sabe cómo se brega. Y se pega, se pega, se pega. Cuando hacemos el amor. C'è la canzone che faceva amore, questa è amor, 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 ci sei? Pronto amor, dai, dai, vieni, vieni che è caldo, anche se oggi non è proprio un piatto caldo. Ti piace la burrata? Ti piace? Allora te l'ho preparata la burrata, oggi ti ho fatto la burrata, ti ho fatto i bicchierini con olive e burrata. Guarda, è semplice, semplice, prendi un po' di peperoncino, 200 grammi di burrata, un mazzetto di origano, 6 cucchiai di olio extravergine, sedano, 12 pomodorini e 300 grammi di olive. Allora, per preparare questa velocissima ricetta dei bicchierini con olive e burrata, pulisci, lava e trita il sedano e lo trasferisci in una ciotola.
poi lavi i pomodorini e li tagli in piccoli spicchi. Dopodiché sminucci il peperoncino fresco, sgoccioli le olive verdi e nere dalla salamoia, unisci al sedano, insaporisci con un po' di origano, un po' di peperoncino, olio extravergine, infine mescoli bene, ricopri con la pellicola e lasci riposare 6 ore al fresco. In queste 6 ore hai tempo di aprirti un paio di casse di vino. Ora suddividi la burrata in tanti bocconcini, poi distribuisci il composto a base di sedano, olive in 4 bicchierini di vetro dal fondo piuttosto largo e unisci i bocconcini di formaggio insieme agli spicchi di pomodoro. Infine guarnisci con alcuni rametti di origano e servi. E buon appetito! Se hai persa qualcosa, vai sul gruppo Facebook del DDT. Ciao. Mi piace la burrata? Dancing Daytime. Mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa. Parlami d'amore che domani sarò pezzi. Siamo due gocce dello stesso mare. Ascoltami, non cambiare mai per qualcuno e non restare nemmeno come sei per qualcuno. Insomma, non forzare le cose. Cerca chi ti apprezza per come sei e allontanati da chi ti vuole diverso. Scegli chi ti vuole aiutare a migliorare e non chi ti vuole migliore. Troppo spesso scambiamo la bontà per stupidità, ma perdonare non significa dimenticare. E le persone buone, quando le fai soffrire, non urlano, ma archiviano. Si allontanano piano senza far rumore, per poi non tornare più indietro. Continuano a essere buoni, ma senza più fidarsi. Ed è proprio in quel momento che con loro hai chiuso. Non si appoggeranno più a te, non si fideranno più di te, più di te, più di te. Tu non sei chi gli altri vogliono tu sia. Tu sei ciò per cui hai combattuto, sofferto, maturato, amato. Tu sei ciò che la vita ti ha portato ad essere. E se non piaci per questo, non è un problema tuo, è un problema loro. Dovremo sempre lottare, questa è la verità. E non solo per conquistarle le persone, ma ogni giorno per tenerle, per curare la loro felicità. Lottare con loro, lottare per loro. E mai contro di loro. Rinunciare non significa perdere, ma accettare il fatto che non vale la pena continuare. E certo, lasciare andare qualcuno non è facile, ma non è mai sbagliato se nel perderlo provi te stesso. Non cambiare mai per qualcuno, cambia chi non ti vuole, è l'unico modo per salvarsi. Sai, volevo solo uscire con te, volevo sedermi a un tavolo, a prendere un caffè o magari un gelato. Tu mi fai delle domande e io te ne faccio delle altre. E se le risposte ci piacciono, Dawson, magari usciamo un'altra volta. E se non ci piacciono, invece no. Ma se questo è chiedere troppo, io allora ci rinuncio. Inside you, and don't you know?
sono questi? Three Roses. Guns N' Roses, Don't Cry, nel DDT, nel tuo pomeriggio radioattivo. È un invito a, assolutamente a non farlo. 349-005-3965, i tuoi sms, whatsapp, i tuoi gif dalla regia. Noi facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo con una canzone tutta per te. Spero ti piaccia, perché l'ho scelta proprio per te. Ma proprio per te, perché a me piace. Ho detto, guarda, secondo me ti piace anche a te. Pausa, vai, pausa. Forza, pausa. Andiamo, torniamo in studio, andiamo in pubblicità. Come hai detto? Fiato alle trombe. Beh. Radio Vega. Prima Fila Spettacoli presenta Classici Italiani con i Beggars Farm. Special guest Aldo Ascolese con la partecipazione straordinaria di Enrico Pesce. Mercoledì 22 novembre alle 21 al Teatro Ariston di Acqui Terme. Uno spettacolo imperdibile con le canzoni degli artisti che hanno reso grande la musica italiana. De André, Dalla, Battisti, De Gregori, Ron, Branduardi e tanti altri. Lo spettacolo è a favore di Telethon per combattere la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. Acquista subito i biglietti. Chiama il 347 83 47 584. Ma tu voliva pizza, pizza. Arcano, ristorante e pizzeria con specialità di pesce fresco e la vera pizza napoletana, anche con impasti alternativi. Tutti i mercoledì cena partenopea con musica live, menù di pesci a 25 euro vini inclusi o pizza non stop a 12 euro bevande incluse. Desideri un piatto particolare a base di pesce? Prenotacelo il giorno prima e noi lo cucineremo per te. Arcano, ristorante pizzeria con ampie sale disponibili per cerimonie. In via San Martino 12 a Nizza Monferrato. Da sempre la qualità riconosciuta è il motto della cantina di Vinchio e Vaglia Serra. Orientati anche tu verso la qualità. Potrai scegliere tra un'ampia rinnovata gamma di vini, disponibile anche nei pratici ed innovativi bag in box da 3, 5 e 10 litri. Non rinunciare alla qualità. Provali anche tu. Ogni sabato mattina puoi degustare i vini abbinati a salumi e prodotti tipici locali nella magica atmosfera della Barricaia. Cantina di Vinchio e Vaglia Serra, aperta dal lunedì al sabato e la domenica mattina in Regione San Pancrazio a Vinchio. 0141 950903. Qualità, servizio e cortesia. Cantina di Vinchio e Vaglio Serra, orientati verso l'eccellenza. MT Service, da 25 anni assistenza tecnica macchine per uffici e negozi, vi aspetta nella nuova sede in via Mario Tacca 87 a Nizza Monferrato. La professionalità di sempre e un servizio ancora migliore per soddisfare appieno le esigenze del cliente. MT Service, soluzioni informatiche, vendita e assistenza. Nuovo indirizzo, via Mario Tacca 87, Nizza Monferrato. Nixo VADSL, internet veloce per volare fino a 30 mega. Funziona anche senza copertura ADSL e senza linea fissa. Installatore di zona Nixo VADSL per il Sud Astigiano. GF Impianti 0141 72 15 26. Info su www.vadsl.it. Ora Nixo VADSL ti fa volare fino a 30 mega anche su tutto il territorio comunale di Santo Stefano Belpo con offerte speciali per privati e aziende. Per la tua pubblicità su Radio Vega 348 38 11 321 o 347 46 200 49. E-mail marketing@radiovega.it. Con Mauro vai. Voglio solo sapere se sei felice. Vuoi la verità? Mm-hmm. Sono andata a Tulane, come previsto. Sono rimasta incinta, non era previsto. Mi sono sposata, trasferita a Baton Rouge. Ho comprato una casa, di nuovo incinta. Un po' di volontariato, una casa più grande. Giurisprudenza? Non l'ho mai finito il college. Avevo così tanti progetti. Non so cosa sia successo. La vita. Può darsi. Comunque, sono felice. Fare la madre mi rende felice. Mi alzo e non penso a niente. Mi alzo sempre sorridente. Ed intorno a me tutto mi sembra nuovo e diverso. Se fuori c'è il sole o piove, se fa caldo c'è la neve, sarà sempre un giorno speciale che non andrà perso.
perché ci sei tu, luce intensissima, polvere d'oro che illumina sempre di più, forte e purissima, chiaro con i bui dell'anima, perché tu sei l'unica vita che ho, la sola che ho scelto, la sola che avrò, la vita più meravigliosa che è la vita con te. Qualche frase ancora, dimmi solo una parola, sarà sufficiente a scacciare un brutto pensiero. Fammi stare nel tuo mondo, fammi rimanere dentro, che è l'unico posto in cui mi sento sempre al sicuro. Perché ci sei tu, luce bellissima, persona alla quale dedicare e cantare questa canzone, stai alla grande. La vita con te è l'inno all'amore nuovo di Max Pezzali, che insomma ogni volta fa centro, dai. Bell'album, l'avete sentito? Ci sono tante novità, più i suoi grandi successi. Max è sempre Max. Sto rapinatore qua invece è un po' un pirla, è un pirlotto, ne ha fatti di tutto, sto John White, che non è proprio portato per fare il rapinatore, e avrebbe dovuto capirlo. Allora, ha rubato due cellulari all'addetto di una stazione di servizio ed è fuggito, ma prima di fuggire ha perso un biglietto consegnato un indirizzo. La polizia, giunta sul posto, ha trovato il foglietto e una pattuglia si è recata all'indirizzo per vedere se si trovava qualche indizio circa il rapinatore. Ma prima di arrivare a destinazione, gli agenti hanno trovato un ragazzo che con ampi gesti ha fatto loro segno di fermarsi. Il giovane ha chiesto indicazioni per un indirizzo, proprio quello segnato sul foglietto. Non solo, il giovane era esattamente uguale alla descrizione del rapinatore. Inevitabilmente gli agenti hanno perquisito il ragazzo, trovandogli addosso i due telefoni rubati e della droga. Arrestato! Se non sai fare il ladro, non farlo, cercati un lavoro serio. Ti va di ballare adesso? Ti va di muoverti un po'? E tu dove vai a ballare? Dai, fai girare tutta la gente. Se il ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête.
esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo, y yo sigo ahí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Que solo puse la teta. ¿Y dónde está mi gante? Hey, 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 hey. Un, dos, tres, luego. Ciao, sono la ragazza truzza. Cioè, sono una ragazza truzza perché ascolto Mauro Vai con la musica che fa. Opinione, pensiero, scambio di idee. Opinione, tempi, orizzonte del pensiero, scambio di idee. Opinione, pensiero, scambio di idee, tempi. Sono tutte parole su cui in teoria si basa la comunicazione. E dato che ad abitare questo pianeta siamo in tanti, dovremmo cercare di comunicare tra di noi, parlandoci e ascoltandoci. Anche se purtroppo ora come ora il mondo funziona che quelli che parlano tanto, prima di farlo pensano davvero poco. E quelli che invece parlano poco, pensano tanto, tantissimo. E il più delle volte non li ascolta nessuno. Parlanti e ascoltanti. La teoria del tutti parlano. E dato che molti si sono abituati al fatto che chi parla ha sempre un motivo per farlo, ormai invece che investire il tempo nel fare le cose, tutti preferiscono perderlo nel dire come andrebbero fatte. E alla fine diventano professori di vita o filosofi da social network. E l'unica cosa che sanno è che loro sono migliori, mentre tu sei semplicemente una merda. Che loro hanno capito come gira il mondo, mentre tu cerchi ancora un modo per svegliarti puntuale la mattina. Che loro hanno capito come si fanno girare i soldi, anche se poi il Rolex gliel'ha regalato il papà per la comunione e passano il weekend facendo tavoli in discoteca con la paghetta della nonna. Dicono che sono più belli, ma si basano solo sul loro specchio. Dicono che sono più intelligenti, anche se non lo hanno mai saputo dimostrare. Dicono un sacco di cose tutti i giorni, dicono davvero troppo. E alla fine, nella loro vita, non combinano mai un cazzo. All that coon shit, early morning cartoon shit. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon shit. Ma ora come ora, il mondo crede a loro e se ne frega di quelli che ascoltano. Insomma, chi parla vince, chi perde ascolta. E questo non è per niente giusto. Almeno non lo è per me. Io credo che chi sta in silenzio in realtà molto spesso avrebbe da dire le cose migliori. Solo che non ci riesce. E credo che non ci riesca perché nel mondo tutti parlano. E c'è troppo rumore. Insomma, la teoria del tutti parlano, che diventa la teoria del tutti parlano, ma nessuno ascolta. Ed è un peccato. Anzi no, è un problema. Il mondo deve essere ascoltato. Siamo in più di 7 miliardi. E ogni giorno, ogni fottutissimo giorno, di parole ne sentiamo tante. E bene o male sono sempre le stesse. Più che altro per il fatto che le più importanti difficilmente vengono dette. E allora forse dovremmo fare più domande e dare decisamente meno risposte. Così magari ascoltando anche altre opinioni non comunicheremo con il paraocchi. Sì, perché a forza di dare solo risposte, l'unica voce che ascolteremo sarà la nostra. In questo mondo oggi tutti parlano troppo. E forse anch'io ho parlato abbastanza. Quindi stop a tutto questo casino. Parliamo meno e pensiamo di più. Così da domani ci ascoltiamo. E magari qualcuno starà anche zitto. Anche qua, sai, non ho niente da dimostrarti, o che non dimostro manco l'età. Scusa, ma la miglior difesa per me è l'attacco di panico. Buchi nell'acqua ne ho fatti tanti, che ho fatto a piedi l'Atlantico. E va bene, sto bene. Fra di noi c'è un cratere, puoi cadere. Fare sbagli ci viene, solo insieme. Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi con gli occhi puntati su quei vetri. Ho un telescopio a casa e guardo sempre su quei cieli, perché tu mi scrivi solo se sei lì nei pianeti e fa male. Sì, ma non ci devi pensare, nella mia
testa c'è una tempesta e non è temporaneo questo temporale. Sbaglio a chiamare, sbaglio a chiamare. Niente da fare, lasciami stare, tutto è normale. Abbracciati da sola, ora me ne devo andare. Se forse ti sembrerò un'idiota totale, quando ti manderò questa nota vocale, tanto non mi rispondi mai. Avrei tolto tutti i vestiti, se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto, per non sembrarti depresso. Solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguardo, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta. È inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia mappa. Ho le frasi nella pancia, come se mangiassi baci per Perugina senza togliere la carta. Ti do quattro baci sulla guancia, due per dedo per la doppia faccia. Forse ti sembrerò un'idiota totale, quando ti manderò questa nota vocale, tanto non mi rispondi mai, tu non mi ascolti mai, e mi dicevi sempre che non sono normale, se non riesco a dormire, ma continuo a sognare, tanto non mi rispondi mai, e non mi ascolti mai, sei sempre da sentire. Gira vuoto e non so più chi sei, per me sei sempre irraggiungibile. È uguale solo un numero sopra il display che non cancellerei. E forse ti sembrerò un'idiota totale, quando ti manderò questa nota vocale, tanto non mi rispondi mai. Ore 14. Vega Notizie. Vega Notizie. Vega Notizie. Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione. Grandi distanze da colmare tra governo e sindacati sul sistema previdenziale. La CGIL ha infatti confermato il giudizio di insufficienza sulla proposta del governo sulle pensioni e indetto una prima mobilitazione per il 2 dicembre. Così la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, al termine del confronto con l'esecutivo. Di parere opposto la CISL, secondo quanto dichiarato dal segretario Anna Maria Furlan. Il percorso prospettato dal governo e la sintesi fatta sono positivi. Palazzo Chigi aveva aperto su alcuni aspetti come il futuro previdenziale di giovani e donne e l'esenzione dall'aumento dei requisiti per la pensione per i lavoratori siderurgici di prima fusione. La Regione Veneto chiede al Premier Paolo Gentiloni di avviare sin da subito il negoziato per l'autonomia. Lo annuncia il Presidente della Regione Luca Zaia dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della proposta di legge statale per l'autonomia del Veneto. Il governatore leghista ha inviato al Premier e per conoscenza al sottosegretario per gli affari regionali Gianclaudio Bressa una lettera corredata dal testo del progetto di legge. La legalità è fondamento irrinunciabile della vita democratica, del benessere sociale e della prosperità economica, afferma Mattarella in un messaggio a Confcommercio per la giornata della legalità. Il capo dello Stato spiega che il rispetto delle regole è base di qualsiasi convivenza e comunità e sia responsabilità primaria delle istituzioni l'affermazione della legalità è decisivo l'apporto della società civile. Poi sottolinea che è tornata la crescita ed è una grande occasione per l'Italia. Siamo alla cronaca, i carabinieri hanno arrestato un ex guardia giurata di 53 anni che ha sparato ad un automobilista nei pressi di San Giglio in provincia di Torino. L'uomo ha aperto il fuoco al culmine di una lite scoppiata a causa di un sorpasso azzardato. Il proiettile ha infranto il vetro posteriore della vettura senza però ferire il conducente. Nell'auto dell'aggressore i militari hanno trovato una pistola ad aria compressa ed un coltello a serramanico. Durante la perquisizione nell'abitazione dell'aggressore sono stati sequestrati anche 8 fucili e 14 pistole, tutti ad aria compressa, 500 grammi di polvere da sparo con una miccia, numerose munizioni di vario calibro
calibro e materiale per il confezionamento di cartucce. Per i medici del pronto soccorso dell'ospedale Pertini di Roma era solo stress, invece si trattava di un aneurisma cerebrale che l'ha stroncata. Dopo un calvario di ore, una 14enne trasportata persino in un altro nosocomio è morta il 6 novembre scorso. La procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine al momento contro ignoti e procede ora per omicidio colposo. Spostiamoci ad Imola, dove è morto all'ospedale, dove era ricoverato in prognosi riservata, il ragazzo di 17 anni colpito da meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato in rianimazione venerdì scorso in gravi condizioni. Chiudiamo con l'economia. Secondo le nuove stime dell'Istat, nel 2017 si prevede un aumento del prodotto interno lordo pari all'1,5% in termini reali, con un tasso di crescita in accelerazione rispetto a quello del 2016, più 0,9%. L'istituto, rispetto a maggio, ha rivisto al rialzo le indicazioni sul 2017 che davano il PIL in aumento dell'1%. Si tratta della crescita annua più elevata dal 2010. Disoccupazione in moderata diminuzione, secondo le stime, dall'11,7% all'11,2%. Ed è tutto, a più tardi. Radio Vega Notizie. Radio Vega Notizie. Radio Vega Notizie. Informazione che taglia il traguardo per prima. Io non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Non pago affitto. Yeah. Dancing Day Time. Un giubito qua qui, un giubito qua già. Assassino, para de bailar, una chica fácil a la hora de hablar, me tiene crazy con su voz sin igual. Mauro Bra.
che bella è! Il Roxette Wish I Could Fly, perché se vuoi puoi anche volare, si può far tutto. C'è la seconda ora del pomeriggio radioattivo. Hai cambiato le gomme? Sai che bisogna cambiare le gomme. O ti metti le catene in macchina o cambi le gomme. 349-005-3965, tuo SMS, WhatsApp. Adesso c'è Axwell Ingrosso con More Than You Know. Something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. Non ci credo. Allora, ormai si parla soltanto più di molestie, roba magari successa 20 anni fa, tutti che sono stati molestati. Ah, a me non mi molesta mai nessuno. Uffa. Cioè, Tavecchio, una donna l'ha denunciato per molestia. Un video e audio di quell'incontro. Ma Tavecchio quanti anni ha? 2000, no? Cioè, già era tutto che ha dovuto andarsene dalla Federazione Italiana del Gioco Calcio. Gioco calcio. Adesso pure una donna che dice di essere molestata da Tavecchio, ma non c'è proprio pace, non c'è proprio pace. Tiriamo fuori tu. Adesso non è che se uno ci prova con una donna e si va. Per carità, è ovvio che le molestie vanno tutte denunciate, tutte, sempre. Però, cioè, qua Tavecchio non me ce lo vedo, dai, mi sembra il nonno stupido. Non ci credo, non ci posso credere, un orso buono, via. So many bombs up on this road, but they won't stop me. So many fears I had to face, they never got me. I'm on the run, don't let them take me. Chasing the sun, your light can save me. We'll keep on running, there's no place to hide. No matter where we end up, we'll survive. I'm on the run, don't let them take me. Keep moving on, don't ever break me. I just wanna run away. Oh, na na yeah. Aiming for a brighter day. Na na yeah. I just wanna run away. Destination paradise. Put the face up.
till my legs, they keep on going. Heartbeat is low, but I cannot afford to blow it. Gotta move on, don't ever lose it. We gon' be strong, we gon' be strong, cause we pursue it. We'll keep on running, there's no place to hide. No matter where we end up, we'll survive. I'm on the run, I'm on the run, don't let him take me. Keep moving on, don't ever break me. Oh, na na na, I just wanna run away. Oh, na na na, aiming for a brighter day. Oh, na na na, I just wanna run away. Destination paradise. Forza, andiamo, torniamo in studio, andiamo in pubblicità. Come hai detto? Fiato alle trombe! Beh, beh. Radio Vega. Bella gente, bella musica. Gazebo è il locale per chi sceglie l'allegria e il divertimento. Ogni sabato una grande notte. La disco revival 70, 80, 90 e la migliore musica da ballare con il DJ Mauro Vai. Discoteca Gazebo, a Canelli in Viale Risorgimento. Info 339 48 984. Il divertimento non finisce mai. Un caffè proprio come al bar anche a casa tua? Ebbene sì, la boutique del caffè Torrefazione a Canelli e Nizza Monferrato propone il miglior caffè in granio macinato, ma anche cialde e capsule compatibili con tutte le macchine da caffè a partire da 18 centesimi, lavazza blu, espresso point e a modo mio, ma anche caffitali, illi, dolce gusto, Nespresso, Vialetti e Uno System. La boutique del caffè Torrefazione in via Filippetti 15 a Canelli e nel negozio di Nizza Monferrato sotto i portici di Piazza Garibaldi al Civico 72. In questo periodo macchine da caffè Caffitali a 49 euro con capsule per un valore di 20 euro incluse nel prezzo. Nixo VADSL, internet veloce per volare fino a 30 mega. Funziona anche senza copertura ADSL e senza linea fissa. Installatore di zona Nixo VADSL per il Sud Astigiano. GF Impianti 0141 72 15 26. Info su www.vadsl.it. Ora Nixo VADSL ti fa volare fino a 30 mega anche su tutto il territorio comunale di Santo Stefano Belvo con offerte speciali per privati e aziende. Il ristorante Pizzeria Cristallo vi aspetta tutti i giorni con fragranti pizze anche a pranzo e una cucina di sole specialità, dagli antipasti ai primi, dai secondi ai contorni e i dolci, una vera delizia. Cristallo, da sempre il top anche per le portate di pesce fresco davvero sopra ogni aspettativa. Con la pizza migliore, la cucina più gustosa e la compagnia giusta, il ristorante Pizzeria Cristallo è il locale ideale per un pranzo o una cena che difficilmente si dimenticano. In Viale Indipendenza a Canelli, telefono 0141 82 33 22. Autonoleggio Gallo a Nizza Monferrato. Autovetture, furgoni, pulmini 9 posti, minibus 16 posti con conducente. Autonoleggio Gallo, per tutte le esigenze di trasporto con furgoni piccoli, medi e grandi. Autonoleggio Gallo, anche veicoli speciali, carro attrezzi per trasporto vetture e van per trasporto animali. Autonoleggio Gallo propone diverse formule di locazione, noleggio orario, giornaliero, mensile e annuale. Autonoleggio Gallo, via Francesco Cirio 41, Nizza Monferrato, telefono 0141 72 61 21. Gallo, l'autonoleggio per eccellenza. Per la tua pubblicità su Radio Vega 348 38 11 321 o 347 46 200 49. Email marketing@radiovega.it. Qualcuno ti cercherà, ma tu non ti accorgerai, mentre il cuore ti dice resta e la mente ti grida va. Tuo padre non vuole che tu resti con me, avrà letto i messaggi. Mauro, dammi una stella. Per spiegare che siamo ragazzi e che ti piace farti limonare in taxi. Ciao. La conosci in un taxi. Corona, limone, tequila, bum bum. Mi concede questo fatto. Non aspettare sempre il sole e il sole. Bisogna muoversi e ballare. Ti ho portata qui per contrattare.
sei pronto a rivedere i termini. Niente regole, niente punizioni. Niente regole, niente punizioni e niente più segreti. Ci posso stare. Vuoi una, come le chiami? Una relazione vaniglia? Facciamo solo quello in cui sei a tuo agio. Ma tu hai bisogno di quelle cose. Ho più bisogno di te. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Fonsi, insieme a Demi Lovato, quello di Despacito, è tornato con Ecami la colpa nel tuo pomeriggio radioattivo nel Dodotò. Dai, è bella. Sicuramente non è un Despacito, ma meno male, perché è passito, passito. Però dai, carina e allegra. Poi in questo periodo escono tutte canzoni smielose, tutte canzoni tristi. Un pezzo allegro ci sta, perché bisogna anche ridere, bisogna farle venire fuori ste parentesi ogni tanto. Come ci prova e ci riesce Bob Sinclair con Till the Sun Rise Up. Rise up and walk away from things that's keeping you down. Yeah, you need to
deserve attention when you walk into the room. Your smile lights me up like the night from the moon. Don't let no one tell you that you're not beautiful. Cause true beauty lies inside of you. You need to party, make yourself rise up, then walk away from things that's keeping you down. Yeah, you need to party till the sun rise up. Another day for you to change things around. Yeah, every day of sunshine, every day. Che arriva il gioco sculacciata. Adesso ci sono tre canzoni, tre direttamente dagli anni 90. Sai che stavolta mi tiro sulle maniche e ti sculaccio, perché fammi un po' vedere. La prima è difficile, la seconda è molto difficile, la terza è facile. Secondo me qualche scappaccione arriva. Prova a vedere quante ne indovini. Si torna agli anni 90. Anni 90, very nice. Perché hai scelto Neutro Mantovani? Perché è ipoallergenico? È sicuro, anche sulla sua pelle. Perché è dermoprotettivo pH neutro? Preferisco dire delicato. O perché è senza colorante? Non ci avevo mai pensato. Allora, perché hai scelto Neutro Mantovani? Perché mi fido. Linea Neutro Mantovani, la tua scelta sicura. Dancing Day Time, time. Con Mauro Vai. 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 Give it to me now.
gonna have a shot, shot. Tre schiulacciate ci sono secondo me. Era Amnesia con Shock che sarà ospite al Gazebo poi a dicembre. Prima gli FBI Project con Come On and Do It, quella difficile. E inizio di questa spezione Avan Stone con Bye Baby. Quante ne indovinate? Dancing Daytime. Cede questo ballo. Signora, io non so lei, ma io sono distrutto. Suona Mauro Vai. Lei mi chiede quale nome, io la prendo per la mano, le rispondo piano G-U-E. Con la luce della luna vedo nella stanza buia le tue curve dalla silhouette. Per tre giorni e per tre notti come se eravamo morti, siamo stati chiusi in un hotel. Paranoia e paradiso, tatuaggi sul tuo viso, sento dei rumori strani al cielo. Faccio soldi con lo slang, i miei balordi fanno bang, no, non voglio essere il suo boyfriend. E suo padre è troppo losco, si vuole tirarmi un bastolo, morire in Alexander Wang. È tutto quel che so, stare con lei è un pericolo, ma non le dico di no, gangsta, gangsta low. Quando fuori è notte tutto tace, lei mi chiama per trovare pace, sono come un vestito che le piace, resto da sul chiamami guertace, all'ombra di un senza lasciare tracce, meduse dal posto delle facce, e sono lo stilista che le piace, resto da sul chiamami guertace, sono passate le stagioni, situazioni, mesi presi, ormai ci vediamo già da un po'. Siamo stati in Sud America, Parigi, Londra, Barcellona, Tel Aviv e Singapore. Dice di non darle retta, una coppia maledetta, Daredevil, Electra, pronta per la sfilata, privata, paura, sono il suo vestito su misura. Rewind Selecta, non si accontenta, ama Tom Ford, ma il mio flor beretta. Vogliono scaricarmi addosso un Kalashnikov, importato dalla Russia come la Kurnikova. Stanotte sarà sangue nella disco, e non mi salverà il DJ. E non è neanche per amore, frasi ma dopo di lei. E quando fuori è notte tutto tace, lei mi chiama per trovare pace, sono con un vestito che le piace, resto da sul chiamami guertace, all'alba via senza lasciare tracce, meduse dal posto delle facce, e sono lo stilista che le piace, resto da sul chiamami guertace, we'll be right back.
Invece, due pechegno nel Dodotù. Che giorno è? Nati per vincere. Sì, è martedì. No, ma questo non è importante. Importante è che è il 21 di novembre. E il 21 di novembre nascerà qualcuno di importante. Sì. E sai chi ti nasce oggi? Tanto Voltaire, lo scrittore, è un drammaturgo e filosofo che a scuola ti obbligano a studiare. Nato nel 1694. Poi Giorgio Amendola, il politico però, non il doppiatore. Nato nel 1907. Bjork, cantante, classe 1965. Andrea Pezzi, DJ e conduttore TV, nato nel 73. Poi ah no, Vincenzo Iaquinta, dai, ex calciatore, credo che non giochi più, nato nel 1979. E Rocco Hunt, il rapper napoletano, nato nel 1994. Nati per vincere. Quello che sento di te, Vega. Mauro, dammi una stella. Che sei parte di me, sta nei sogni, mi fai sorridere, splendido, meraviglioso. Mauro, vai. My neighbor's knocking and I open carefully. He looks a bit like Ronnie Jeremy. Chips and Calvados. He said, what the hell is going on? What is that goddamn groan? That ain't no sound of rock and roll. I said, I'm so sorry, but I got this thing I have to show. They might be good for you to know. So I brought him inside. Don't know why, but then suddenly he just passed out. I thought, well, alright. Can't deny that I got a llama in my living. A llama in my living room. A llama in my llama in my llama in my llama in my llama. In my living room. Breve de catastrofi, violenza. I got a in my living room. Boom 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 boom. I got a boom 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 boom. Boom, 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 boom. I'm in my living room. I saw my little neighbor shaking on the floor. I've never seen a man like that before. He didn't even make it through my kitchen door. He must have thought it was a dinosaur. Then he opened up his eyes screaming, I'ma kill that thing. Then his big arm started to swing. Allama live in my living room. Papparapà, papparapà, papparapà. Chiedo uno che l'ascolta per la prima volta cosa può pensare. Ma anche uno che l'ascolta per la centesima volta. Che c'è stasera in TV? Su Rai 1 abbiamo La strada di casa. La conosco. Su Rai 2 stasera Casa amica. Ah già, oggi è il giorno con tutte le case. Su Rai 3 Casa bianca, no, Carta bianca. Rete 4 offre Vizi di famiglia, che la casa c'entra sempre. Su Canale 5 L'impresa, che il Napoli proverà a tirar su contro lo Shakhtar.
per insomma la quinta giornata della UEFA Champions League. Su Italia 1 le Iene Show, chissà su chi spareranno. Su Italia 1 abbiamo detto le Iene Show, sulla 7 di martedì, sull'8 abbiamo 2012 film apocalittico, sul 9 la maschera di Zorro, Rai 4 offre Lara Croft, film del 2001 con Angelina Jolie, su Rai Movie la prima volta di mia figlia, che te frega te, su Iris gli spietati, sulla 5 il grande fratello la replica, su Sony off Libertà Vigilata con Steve Austin, su Cielo Freeheld un giudiziario del 2015 e su Paramount un comico fiabesco Sansone del 2010. Io lo sento sempre il suo programma. Secondo me lei è disgustosa e sboccata. Dancing Daytime. Time. Mi dispiace, ma sono tutto sporco. E tu come l'hai saputo? Mi ha chiamato un avvocato per il testamento. Devo incontrarlo domani. Alle 10? Sì. Sì, anch'io. Ne è passato di tempo. 20 anni. 21 per la precisione. Ma chi li conta? Non mi intendo d'amore, non lo so. Ma quando mangio con te ho paura che arrivi il caffè, che tu sei troppo dolce con me. Vorrei alzarmi da qui, vedere se mi rincorri fuori. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto, gridarle dentro un bosco nel letto. Serie di emozioni da evitare. Forse è meglio se parliamo di università o della Serie A. Di Francesca Michelin, io non abito al mare, neanche io Francesca, ma non ci ho scritto una canzone sopra. Meno male, perché non male che l'hai fatto tu e non l'ho fatto io. Pausa, torniamo fra poco. Forza, andiamo, torniamo in studio, andiamo in pubblicità. Come hai detto? Fiato alle trombe! Radio Vega. Da sempre la qualità riconosciuta è il motto della cantina di Vinchio e Vaglia Serra. Orientati anche tu verso la qualità. Potrai scegliere tra un'ampia rinnovata gamma di vini, disponibile anche nei pratici ed innovativi bag in box da 3, 5 e 10 litri. Non rinunciare alla qualità. Provali anche tu. Ogni sabato mattina puoi degustare i vini abbinati a salumi e prodotti tipici locali nella magica atmosfera della Barricaia. Cantina di Vinchio e Vaglia Serra, aperta da lunedì al sabato e la domenica mattina in Regione San Pancrazio a Vinchio.
0141 950903. Qualità, servizio e cortesia. Cantina di Vinchio e Vaglio Serra, orientati verso l'eccellenza. Internet, sarebbe un sogno poter navigare fino a 100 mega. Ehi, non serve sognare, è già disponibile, e subito. Con Noixa puoi avere connessioni via satellite per privati e ad altissima velocità con banda garantita per le piccole e grandi aziende. I prezzi? Paragonabili a quelli delle migliori linee via cavo. Noixa, soluzioni internet per aziende e privati. Per info chiamalo 02 450 76 450. Noixa, proprio la connessione che sognavo! 02 450 76 450. Il Motoclub ASD Newcastle, con il patrocinio del comune di Castelnuovo Belbo, organizza per domenica 26 novembre una giornata dedicata a San Colombano, patrono dei motociclisti, con il primo Moto Bagna Cauda Day. La giornata inizia la mattina alle ore 11 con la Santa Messa, segue il pranzo da Jumen e l'elezione di Miss San Colombana, con un omaggio a tutte le partecipanti. A pranzo, ricco menù a 15 euro, comprensivo di antipasto, bagna cauda, gogo, acqua e vino a volontà. Prenotazione obbligatoria al 347 43 74 196. I posti sono limitati. Al ristorante Il Cavalluccio a Terzo puoi consumare gustosi piatti a base di pesce fresco cucinati secondo le ricette autentiche della tradizione ligure. Prova le eccezionali portate di crudité di pesce, tutto il sapore del mare in un ambiente elegante dall'atmosfera familiare. Ristorante Il Cavalluccio, aperto a cena e la domenica anche a pranzo. Chiuso il lunedì. Telefono 0144 311 371. www.ilcavalluccio.com. Piazza Valformida 3 a Terzo. Prenota la tua cena aziendale di fine anno al ristorante Il Cavalluccio. Menù dedicati e trattamenti speciali per i gruppi. Agrimotor a Nizza Monferrato in questo periodo propone prezzi davvero eccezionali su motoseghe, spaccalegna e spazzaneve. Agrimotor, tutta la gamma Husqvarna, trattorini Castelgarden, snapper e Ferris, motocoltivatori, motoseghe, spaccalegna, spazzaneve e tante prestigiose marche come Kawasaki, Shindaiwa ed Active. Agrimotor, macchine agricole, ricambi e attrezzature utili per l'agricoltura e il giardinaggio. Prodotti di qualità che durano nel tempo. In strada Piazzaro 2 a Nizza Monferrato. www.agrimotor.it. Se cerchi qualcosa di cui innamorarti, la tua meta è l'artigiano orafo a Canelli. Oggetti esclusivi e preziosi per donarti un tocco di luce in più. Scegli tra i gioielli della linea Lamimà, le esclusive creazioni Chimento, la linea Boccadamo e le lavorazioni in argento di Luca Lorenzini. Gli orologi Philip Watch e Diesel, l'oggettistica Ottaviani e le linee Bimbo Amore e Baci Junior. L'artigiano orafo, anche per oggetti personalizzati in oro ed argento, è a Canelli in Viale Italia 69. Su Facebook, l'artigiano orafo di Gorani Roberto. Visita il sito www.artigianorafo.it. Rodella, rodella, rodella. Ah, da quando parto la mia auto da Autorodella, viaggio che è un piacere. Autorodella è efficienti riparazioni su vetture di tutte le marche. Da sempre officina autorizzata Ford con auto sostitutiva. Ed ora anche manutenzione e revisione dei cambi automatici. Autorodella, rivenditore Ford e punto vendita multimarche con supervalutazione dell'usato e finanziamenti agevolati. Corso Acqui 159, Nizza Monferrato. Io a piedi non rimango più. Per la tua pubblicità su Radio Vega 348 38 11 321 o 347 46 200 49. E-mail marketing@radiovega.it. Manchi veramente troppo, troppo, troppo ancora. Dancing Daytime. Mauro, vai. Tutto il male lo terrei come assenzio stanotte. Splendido! Splendido!
che schiarisce mentre il cielo si scurisce nei rumori della strada, quando il sabato si esce dentro l'eco tra i palazzi vuoti, nelle strade con le buche, coi soldati lungo il fiume, nelle porte senza case, ho sentito il tuo respiro dentro al mio e sono stato felice. E non avevo paura di niente, alla corte del re sole, fucilato di aggettivi, con la testa nella ghigliottina, dalla parte dei cattivi, senza credito e allo sbando, soldi in nero e contrabbando, nei deserti di altre vite, mai vissute, mai capite, ho sentito il tuo respiro dentro al mio. E sono stato felice e non avevo paura di niente, perché le cose passano e l'amore invece resta. Mi piace quel momento alla fine di una festa, quando tutti se ne vanno e la musica si abbassa e per terra vetri rotti e carta straccia e si resta a parlare. Mentre fuori esce il sole e tu mi vieni in mente e non ho più paura di niente e non ho più paura di niente. A scambiare due parole con il mio torturatore, con un sigaro cubano poco prima di morire, ho sentito il tuo sangue dentro al mio e sono stato felice e non avevo paura di niente, perché le cose passano e l'amore invece resta. E mi piace quel momento alla fine di una festa, quando tutti se ne vanno e la musica si abbassa e per terra vetri rotti e carta straccia, e mi guardo un po' intorno mentre fuori esce il giorno e tu mi vieni in mente e non ho più paura di niente e non ho più paura di niente. Beh, in questo periodo Giovannotti si ha paura un po' di tutto, tanto che è successa una roba lunedì a Milano. Verso le 3:30 del pomeriggio di lunedì una chiamata arriva al 112 che ha fatto scattare l'allarme. Sei pattuglie, sei volanti della polizia sono intervenuti in via Pestolazzi a Milano perché era segnalato un uomo incappucciato con una pistola in mano. Era un bambino che insomma un po' distante dai genitori, aveva la sua pistola giocattolo di plastica da 2,50 euro con tanto di tappo rosso, e l'uomo mentre chiamava i carabinieri pedinava di vetta a distanza questo uomo incappucciato con pistola. Questo bimbo si è visto arrivare almeno 12 poliziotti contro di lui, ha subito consegnato l'arma, ha detto io non voglio fare niente, il mio giocattolo. Indossa un giubbotto smanicato, alla felpa col cappuccio e dei jeans. Siamo in via Pestalazzi, ha una pistola, correte. È giusto stare allerta, però voglio dire, adesso neanche più un pistolino si può portare. Sai che è un periodo che il pistolino bisogna tenerlo dentro, perché qua arrivano denunce su denunce. Anche i bambini, pistola dentro la tasca. Spegni tutto e sediti. Luce fuori dalla finestra. Serva.
Mauro, vai, vai, vai. Di allo specchio, stai a guardare. E sei sul letto, e stai ballando. Schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e non cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle i piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza di inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Ti diranno che sei un pazzo solo perché loro non hanno avuto il coraggio di fare quello che hai fatto tu. Fresh out East Atlanta.
Orlando. Say I'm fresh at least and I pop like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey, bring it on me. Hey, try to crave it on me, get the beat. Range that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Sono le 15 e un minuto. Vega Notizie. Vega Notizie. Vega Notizie. Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione. In apertura al terrorismo, i 6 rifugiati arrestati in 4 diverse città della Germania stavano pianificando un attentato al mercato di Natale di Essen. Lo riportano diverse testate locali, tra cui la Berliner Morgenpost. I 6 uomini costituirebbero una cellula ISIS, secondo il procuratore di Stato. L'attentato era pianificato con armi ed esplosivo, ma l'organizzazione del piano non era conclusa. I 6 sarebbero arrivati in Germania con false identità. Ci spostiamo in Nigeria. Almeno 50 morti e il bilancio di un attentato condotto da un kamikaze ragazzino che si è fatto esplodere in una moschea nel nord-est del paese. Il bilancio potrebbe non essere definitivo visto il numero di feriti gravi. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, il kamikaze ha innescato la cintura esplosiva che aveva addosso all'interno di una moschea nella città di Mubi, nello stato di Adamawa, durante le preghiere del mattino. L'attacco non è stato al momento rivendicato, ma le modalità rimandano a Boko Haram. Ora in Italia con le pensioni, il pacchetto di misure del governo è molto rilevante e sostenibile. Se arriva il sì dei sindacati sarà più forte. Così Paolo Gentiloni in apertura dell'incontro con CGIL, CISL e UIL sulle pensioni, cominciato di buon mattino a Palazzo Chigi. Il governo ha presentato l'ultimo documento ai sindacati con la novità dell'ampliamento della platea dell'Ape Social. Ma la CGIL ha confermato il giudizio di grande insufficienza sulla proposta e Susanna Camusso ha indetto una mobilitazione del sindacato per il 2 dicembre. Il giudizio della CISL è invece positivo, mentre la UIL opta per un giudizio articolato nel quale si mette in risalto che nelle condizioni date è stato fatto il massimo possibile. La cronaca ci porta a Roma, dove una 14enne è morta dopo un calvario di ore a causa di un aneurisma cerebrale. Per i medici del pronto soccorso dell'ospedale Pertini si trattava solo di stress. La ragazza, trasportata persino in un altro nosocomio, è morta il 6 novembre scorso. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagini al momento contro ignoti e procede ora per omicidio colposo. Ad Imola invece è morto all'ospedale, dove era ricoverato in prognosi riservata, il ragazzo di 17 anni colpito da meningite batterica. Il giovane era stato ricoverato in rianimazione venerdì scorso in gravi condizioni. Brexit. Una parte dei ministri del governo di Theresa May avrebbe accettato in linea di principio di mettere una cifra più alta del previsto sul piatto dei negoziati con Bruxelles per l'uscita del paese dall'Unione Europea. Secondo i media londinesi, la proposta avanzata dalla Premier May, 40 miliardi di sterline, a una cerchia ristretta di ministri ha ottenuto il via libera anche dal ministro degli esteri Boris Johnson, che si era opposto all'idea di alzare la
l'asticella. Lo sport, il calcio, potrebbe anche non esserci un commissario, magari aspettare cosa succede dopo le assemblee delle leghe. Lo dice il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a margine degli stati generali dello sport. Non c'è nessun tipo di contrapposizione né la volontà di prevaricare i propri ruoli. Noi siamo un'istituzione seria, apprezzata, credibile ed è giusto portare rispetto alla FIGC. Così Malagò. Intanto l'Udinese ha esonerato Luigi Del Neri, con lui salta la quarta panchina in Serie A. Al suo posto Massimo Oddo, lo annuncia il club friulano. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Vega Notizie. Radio Vega Notizie. Radio Vega Notizie. Informazione che taglia il traguardo per prima. Dancing Daytime. Mauro, vai. Mauro, fermo lì, ti blocco subito. Breve di catastrofe violenta. Ti permettere, sì, assolutamente, sì, di nominare, sì, mia madre? Sì, hai ragione. Perché lei ha detto nel camerino, quello che vuole. Non ti permettere mai più, mai più. Ok? Mai più! Va bene! Mai più! Giulio, va bene! Non nominare mia madre! Va bene ancora! Mai! Mai! Va bene! Cazzo la faccia! Ma... Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti, aspetta ancora, e ti sorprenderai. Che sogni da recuperare, non puoi dividerli per due. Non è la vita che volevi, perché la vita non è questa. Ridevo dei nostri difetti, piangi perché non mi hai cambiato mai. Quella foto rimane la stessa, sei solo tu che sei diversa. Se vuoi tornare, ok, torna davvero, perché se ritorni tu, io ritornerò come ero. Non è la vita a toglierci le ali, affidati alla cura dei ricordi di chi ami tu. Lascia che sia il mestiere della vita, tu lascialo andare. Fuggirò da questi sguardi perché non percepisco i dolori che ho taciuto e che mi seppelliscono. Tu vai e ritrova il sorriso, ti aspetto qui in ogni caso. Se vuoi tornare, che torna davvero, perché se ritorni tu, io ritornerò come ero. Non è la vita a toglierci le ali, affidati alla cura dei ricordi di chi ami tu. Lascia che sia il mestiere della vita, tu lascialo andare. Lascia che sia il mestiere della pace, tu lascialo andare. Amore, mi oppongo e a questo dolore rispondo. Cambi ancora, fai la guerra, riparti sdraiata da terra. La gente distratta non sa che l'amore ti ha tolto del tempo. Il tuo cuore disfatto lo sa che l'unica cura è il tempo. Poi tenta l'incompiuto, lo straordinario amore. Vivi in eccesso, cominciando adesso. Goditi il trionfo, crea il tuo miracolo. Cerca il vero amore dietro ad ogni ostacolo. Ciao. Se vuoi tornare, ok, torna davvero. Se ritorni tu, io ritornerò come ero. Non è la vita a toglierci le ali, affidati alla cura dei ricordi di chi ami tu. Lascia che sia il mestiere della vita, tu lascialo andare. Lascia che sia il mestiere della pace, tu lascialo andare. È riuscito in questi giorni con la pubblicazione del suo album, con un altro CD di canzoni acustiche dal vivo. Tiziano Ferro con il suo nuovo singolo Il Mistero della Vita. C'è il DDT che stai ascoltando l'ultima ventina di minuti insieme. 3490053965. Parliamo ancora di Asia Argento, meglio lei che parla.
Le coscienze, dice, si stanno risvegliando. Ogni volta che uno di questi maiali cade è una medaglia d'onore. Così Asia Argento, in un'intervista al quotidiano The Guardian, in quotidiano britannico, torna a parlare del caso Weinstein e dello scandalo molestia che sta travolgendo il mondo del cinema e anche quello italiano. Poi tuona, altri porci saranno rivelati. Dice, noi donne siamo state talmente lobotomizzate dalla oggettificazione femminile che non sappiamo riconoscere quando veniamo molestate e trattate male. Qui la gente non capisce, dice che è solo una palpata al seno, ma non è normale, non puoi toccarmi, non sono un oggetto. L'attrice afferma che mentre in Francia la gente mi ferma per strada e mi ringrazia, in Italia mi guardano male, nessuno mi dice brava e giuro che non è una paranoia. Non so se dovrei andare in giro a testa alta o nasconderla sotto un foulard. Quello che è successo è come una valanga dove cade la prima pietra ed è enorme. Qualcosa sta avvenendo giù, sta cambiando l'ambiente in cui le donne lavorano e vivono, nel quale qualsiasi donna non deve aver più paura degli uomini. Sono certa che ora saranno gli uomini ad avere molto paura di noi, ci penseranno 10 volte prima di fare qualcosa. Beh, poi stasera c'è le Iene, di sicuro si continueranno a parlare, visto che loro hanno dato il via allo scandalo, insomma, italiano, non solo prima facendo parlare Asia e poi facendo parlare tante attrici che hanno fatto il nome di un regista che a quanto pare è la pietra dello scandalo italiano. Take me home. Check. Deve essere quello che ha pensato questo serpente, perché non si può neanche più star seduti sul bancio. È l'unico posto tranquillo, l'unico quei 10 minuti tranquilli della vita uno li passa sulla tazza del water, no? E c'è questo 35enne israeliano che era lì seduto tranquillo sul water a fare i suoi bisogni quando improvvisamente ha sentito una sensazione di bruciore proprio lì. Al pennacchio, ha abbassato lo sguardo e ha visto un serpente sotto di lui che aveva appena morso. Capuzzola! L'uomo ha chiamato l'ambulanza, fortunatamente il serpente non era velenoso, buon gustaio. Quindi l'uomo ha dovuto essere curato solo per qualche graffio, che aveva 2 denti e cioè 3 buchi. I 2 dentini più quello che c'era già. Anche se è stato sottoposto ad analisi mediche aggiuntive per essere certi dello stato di salute dopo l'insolito incidente. Uno dei paramedici ha raccontato: è la prima volta che vediamo un morso di un serpente di questo tipo. Fortunatamente tutte le analisi sono positive e l'uomo sta bene. Ma adesso la fa da in piedi. Tu mi perdiste il cuore, però mio amor non hai problema. No, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar, ya que un pedacito.
Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Foi compartir o meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, quero o quê? pedacito a cada nena, só num pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Tenho medo de decir adiós, eu quero repartir meu coração. Agora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Tu me partiste o coração. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ¿ya qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Chao, chao, yo no sé hablar muy bien portugués, mas quiero aprender. Dancing Daytime. Another chance. Splendido. Aspetta che ti mostro un piccolo che me ne frega. Forse non lo sai, ma ci sono tante cose che non ti ho mai detto. Ora provo a scriverti una lettera, così magari tra tutte quelle cose riesco a fartene capire qualcuna. E magari quando ti sentirai triste potrai rileggerla, sentirti meno sola. Volevo dirti che so di non essere il fratello migliore del mondo. So che avrei potuto essere più presente, più paziente, più affettuoso, più tante cose. So che avrei dovuto essere meno egoista, meno presuntuoso, meno tante cose. So che avremmo potuto non litigare nei giorni in cui eravamo tutti insieme e approfittare di quei momenti in cui la famiglia era riunita. So che ogni tanto avevi bisogno di qualcuno quando mamma non ti capiva e tu stavi male. Ti chiedo scusa per non esserci stato. So che non è stato facile quando papà ha fatto altre scelte e so che quelle scelte un po' ci hanno diviso, diviso dentro. Ma so anche che lo hai accettato e che alla fine sai quanto papà ci voglia bene. E ti chiedo scusa perché so che non deve essere stato semplice quando il nonno si è lasciato e rimanevi tu a dormire con mamma. Avrei dovuto esserci di più, avrei dovuto restare sveglio con voi. So che quando hai visto nonna piangere, tremavi dentro. E ti chiedo scusa per non averti abbracciato più forte. Avrei voluto essere un fratello migliore. Avrei voluto essere quello che ti serviva. Pensarci io a te. E ti chiedo scusa se non l'ho saputo fare. Ti chiedo scusa se ho avuto paura. Scusa se mi sono perso troppe volte a rincorrere la mia vita senza fermarmi a stringere la tua. Sì, avrei dovuto stringerti più forte quando mamma stava male e in ospedale eri da sola. So che è stato difficile chiamarmi per dire come stava andando. So che c'era freddo quando dovevi essere tu a prenderti cura di lei. E ti chiedo scusa per non averlo capito prima, quando dovevo capirlo. Ma so anche che sei una donna di quelle vere, di quelle che anche se hanno paura trovano la forza di affrontare qualsiasi ostacolo. E sono orgoglioso di questo. Sì, sono orgoglioso di essere tuo fratello. Mi dispiace perché mi sono sacrificato troppo spesso per cose che non valgono quanto te. Ma ti prometto che un giorno
tornerò ad esserci, tornerò a darti tutto me stesso. Ti prometto che ne sarà valsa la pena e ci riprenderemo quello che abbiamo perso. Ti prometto che ti aiuterò ad essere felice come meriti. Volevo dirti questo e volevo dirti che anche nei giorni in cui non ci vediamo, anche nelle settimane in cui non ci scambiamo nemmeno una parola, io ti penso. Anzi, è più che pensarti, è un sentirti. Ti sento dentro di me come fossimo due metà che girano per il mondo, che non sono mai davvero separate. Strano da spiegare, ma so che per te è la stessa cosa. So che anche se a volte litighiamo, nulla ci potrà mai dividere da questo sentirci dentro. Magari in ritardo, magari controvoglia, ma ci sono e ci sarò, e sempre in modo migliore. Perché sai che nonostante tutti i miei difetti e le nostre incomprensioni, io ti voglio bene. Ti voglio bene perché sei parte di me. Ti voglio bene perché avremo sempre il coraggio di dirci quello che pensiamo. Perché ci cerchiamo anche quando non abbiamo bisogno l'uno dell'altra. Ti voglio bene perché essere tuo fratello a volte è meglio che essere un supereroe. Ti manca? Allora diglielo. Scrivigli subito un messaggio, chiamalo. Un mi manchi vale più di mille parole, ma fallo ora. Dancing Day Time, time, time. Suona Mauro Vai. E tu dove vai a ballare? Vega, Vega, Vega. You said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't be there. Notizie, si aspettate un bonifico perché dal 21 novembre ci sarà l'instant payment, verrà introdotto in tutto l'eurozona, praticamente il bonifico istantaneo, basteranno 10 secondi e i soldi puff arriveranno, sempre se ci sono dalla partenza, perché il problema non è quello. Sai quante volte aspetti un bonifico? Sì, l'ho fatto, ma ci mette 3 anni. Ma l'hai fatto? Guarda, ci va 10 secondi, adesso ti aspetto qua in linea, fai il bonifico. Beh, non sarebbe male, visto che alle volte si aspetta tanto, ma tanto. In 10 secondi il tuo bel bonifico. Find what I've become.
vede catastrofi, violenza. Con The Spectres porta l'appuntamento più atteso del DDT, la fine. Esce con Mauro Vai, esce, se ne va. Sulle mani. Sei veramente stonato, Mauro, sei veramente stonato come una campana. Ma le campane non sono stonate, le campane sono intonate. Perché si dice stonato come una campana? Ragazzi, abbiamo finito. Io ti do appuntamento a stasera, se lo vuoi, su radio2dt.net o domani a partire dalle 13 con una nuova diretta del pomeriggio radioattivo. Ciao! Grazie per essere stato con me anche oggi.